Ciao a tutti, benvenuti. Oggi andiamo a vedere l'oroscopo settimanale dal 16 al 22 novembre 2020. Lo faremo grazie ai miei tarocchi, ma anche grazie all'astrologia. Vedremo un po' anche i transiti planetari, segni zodiacali, eccetera. Io ti invito a guardare il video sia per il tuo segno zodiacale, ma anche quello per il tuo segno ascendente e per il tuo segno lunare, quello in cui hai la luna. Questo è molto importante per avere una previsione più accurata della tua settimana. Ti lascio alle mie previsioni. Buona visione. Benvenuto caro amico dei Gemelli. Andiamo a vedere un pochino qual è l'energia generale per la tua settimana. In poche parole, un pochino come butta la settimana per te. Eccola là. Beh, il sole, quindi assolutamente una carta molto molto positiva. Allora, qui i transiti planetari, diciamo che, guarda, vanno dal neutro al molto positivo, nel senso che qui vedo che il sole è dalla tua, quindi sicuramente una carta molto molto positiva per la tua settimana, e c'è un Marte in Ariete ancora, che fra l'altro riprenderà il moto diretto proprio in questa settimana, che ti sostiene assai. Quindi qui c'è la Venere che sta camminando ancora nel segno della Bilancia, quindi questo è molto molto, quindi Venere trigono al Sole è un segno altrettanto positivo dal cielo, quindi direi che come base, diciamo così, ci siamo alla grande, caro Gemelli. Andiamo a vedere i tarocchi che dicono, poi ti spiego nel dettaglio. Allora, vediamo il momento presente. Per il segno dei Gemelli, da che situazione si parte? Eccola là. Quali sono gli ostacoli o comunque le problematiche che potrebbe incontrare il Gemelli durante questa settimana? Quali ostacoli potrebbe incontrare il Gemelli? Qual è la meta, l'obiettivo che ha in mente il Gemelli? Ok, cosa c'è alla base di tutto? Da cosa scaturisce? Da cosa scaturisce questa situazione? Ok, spero vediate tutte le carte. Qual è il recente passato del Gemelli? Cosa è appena accaduto, quindi? E qual è il prossimo futuro per il Gemelli? Ok, quale sarà l'atteggiamento del Gemelli verso questa situazione? Come affronterà tutto questo il segno dei Gemelli? Quali sono i fattori esterni, quindi al di là della volontà del Gemelli, fattori esterni, fattori ambientali, quindi al di là della volontà del controllo, diciamo così, dei Gemelli. Ok, cos'ha nel cuore il Gemelli e qual è quindi il nocciolo della settimana? Qual è l'esito di questa settimana per questo segno zodiacale? Allora, diciamo che, come dicevamo, qui Marte e Venere sono dalla nostra, quindi qui teniamo duro, non abbattiamoci, nonostante qui ne veda il motivo, cioè nel senso che qui c'è un qualcosa che insomma non fa stare molto tranquilli, molto sereni il segno dei Gemelli, però come vi ho detto qui la base è il sole, quindi la via, diciamo così, la carta maestra, la via maestra è il sole. Ma cosa vedo da tutte queste carte? Poi andremo nel dettaglio. Qui potrebbe arrivare anche sicuramente qui c'è un cambiamento di un qualche tipo, una situazione che magari manco ce l'aspettiamo, ma un qualcosa che potrebbe cambiare
improvvisamente, non credo una cosa deleteria, però un cambiamento qui c'è. Ci potrebbe anche essere qualcuno che chiede il nostro aiuto, effettivamente parlando, eh? Può essere un amico, un'amica, insomma, una persona magari in difficoltà. Dicevamo, sia Marte che Venere sono ancora dalla sua, almeno per tutta questa settimana, ancora Venere sta camminando nel segno della Bilancia, ed effettivamente qui la carta degli amanti parrebbe confermarmelo. Qui c'è una persona a te vicina, persona che però potrebbe rivelarsi in difficoltà a breve, quindi qui ci potrebbe essere, in special modo se si parla di una donna, che potrebbe aver bisogno del tuo aiuto. Viceversa, adesso andiamo ad ampliare con gli altri tarocchi. Viceversa, qui ci può essere anche una donna che potrebbe crearci qualche problema, una donna a noi, passatemi il termine, fra virgolette, nemica, ok? Una donna che potrebbe, diciamo così, come posso dire, brontolare su qualcosa, esserci nemica su una certa situazione. Quindi attenzione, guardatevi bene le spalle. Il fulcro, diciamo, il nocciolo tutto, qui ci vedo c'è qualcuno che ci manca tanto. Qui il Gemelli piange qualcuno o qualcosa. Qui c'è una situazione di delusione, di amarezza emotiva. Tanto che vi vedo un pochino isolati, isolarvi dal resto del mondo. È vero che siamo isolati tutti, nel senso che qui, con questo nuovo lockdown, siamo tutti un pochino isolati, ed effettivamente qui il caso è abbastanza chiaro per il segno dei gemelli. Ma qui il gemelli in special modo, tanto è carino, tanto è aperto, tanto è chiacchierone, bla bla bla, tanto lo vedo chiudersi abbastanza a riccio durante questa settimana. Adesso comunque sì, andremo a chiedere lumi, andremo a chiedere in specifico anche agli altri tarocchi. Vediamo intanto con quali segni zodiacali avrà a che fare questo segno zodiacale, ok? Allora, quali segni zodiacali ci sono coinvolti per questa settimana per il Gemelli? Con quali segni zodiacali avrà a che fare il Gemelli? Allora, con il Capricorno sicuramente, con il Sagittario, con i Pesci, con l'Ariete, con la Bilancia, con il Cancro, l'Ariete viene riconfermato, con il Toro, i Pesci vengono riconfermati, la Vergine e il Leone. Ok? Questi sono i segni più evidenti. Leone, Vergine, Toro, Cancro, Bilancia, Ariete, Pesci, Capricorno, Sagittario. Quindi dimmi questi segni zodiacali se e chi ti richiamano. Magari proprio questa persona qui che era a noi molto molto vicina, almeno per quanto riguarda il recente passato, perché qui vedo un qualcosa o un allontanamento, ci siamo sentiti traditi da qualcuno per qualcosa, eh? Quindi attenzione. Andiamo a vedere un pochino, andiamo ad ampliare con le altre carte. Andiamo a vedere un po' perché il Gemelli tenderà all'isolamento durante questa settimana. Che significa? Da cosa si isola? Perché si chiuderà? Qui vedo come la paura di essere lasciati soli anche che avrà i gemelli, eh? Come se si dovesse sentire la paura di stare male. Ok? Quindi la paura di stare male, di avere bisogno di qualcuno e di non essere aiutato. Boh, non so che vuol dire, perché questa paura. Quindi fatemi sapere, vediamo perché questa delusione affettiva, emotiva, questo sentirsi soli. Nello stesso tempo c'è la paura di ritrovarsi soli per un qualche motivo, ma nello stesso tempo vedi di nuovo
C'è questo isolamento, quindi ho la paura di rimanere isolati per questo lockdown. Vedi, qui c'è un qualcosa che è soprattutto nella mente del gemelli. Sicuramente, forse perché appunto il gemelli, figuriamoci, cioè è l'allegria o comunque il desiderio di stare in mezzo alla gente, di essere sempre, insomma, bla 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 bla, il parlare, il stare, il fare. Cioè, capito, il gemelli lo chiudi da solo in una stanza, si spara. Almeno il gemelli puro, il segno zodiacale puro dei gemelli. Poi ognuno di noi nel nostro tema natale a tanti pianeti, in tanti segni zodiacali, con gli aspetti planetari, le case, bla bla bla, che tingono, tinteggiano di colori diversi questo segno zodiacale, insomma. Quindi non c'è un gemelli uguale all'altro, è ovvio, come ovvio che sia, non esiste una persona uguale all'altra. È lì la difficoltà di saper leggere un tema natale completo, se no tutti comprerebbero un libro, questo vuol dire questo vuol dire l'altro, adios. Quindi va bene? Comunque, detto questo, una settimana un po' inino, sei protetto, quindi non ti preoccupare, qui c'è Venere e Marte dalla tua, quindi continuerai a fare le tue cose, ti darai da fare, però magari dormire un po' di più, chiudersi un pochino di più in casa, il vedere o il sentire meno persone, insomma, diciamo una settimana un pochino più all'insegna della solitudine, della chiusura in sé. Magari un qualche rimpianto del passato, si comincerà a guardare indietro. Capito? Qui ci potrebbe essere una donna anche, ci farà girare un po' le palle, perché posso vedere anche una specie di arrabbiatura, mentre dall'altro lato c'è anche una mancanza, un ricordo magari di qualcuno d'altro che ci potrebbe creare un po' di malinconia, un po', sai, insomma, un classico, come posso dire, un classico tema d'animo, diciamo, un classico atteggiamento, un classico stato d'animo da novembre, è proprio un mese triste come la morte. Ecco, tutto qua passerà sicuramente. Ricordati di ascoltare il tuo ascendente e la tua luna, perché questo sicuramente tempererà molto quello che ti sto dicendo qua per il segno dei gemelli, se questo è il segno del tuo sole, ricordatelo sempre. Per quello vi dico di guardare tutti e tre questi video e di fare un po' uno shake, un po' un mix di tutto quello che vi racconto. Va bene, gemelli? Grazie per l'attenzione, di avermi seguito fin qua e ti aspetto, non ti dimenticare, al prossimo video. Ciao!